Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Pino Pisicchio, che come sapete è stato per anni parlamentare ed è docente di diritto, di diritto pubblico e comparato, per parlare con lui del governo Tambroni. Noi ne abbiamo parlato più volte, a più riprese, in questi giorni, proprio in cui capita l'anniversario della caduta del governo Tambroni. Lo facciamo un po' perché abbiamo trovato un'ampia documentazione alla Segreteria Generale del Quirinale, all'Archivio Storico e i Rapporti col Parlamento, dove abbiamo ritrovato, insomma, il foglio che Tambroni aveva portato al Presidente della Repubblica Gronchi per la formazione del governo la sera del 25 marzo del 1960, quando ha sciolto la riserva, ma anche poi per parlare degli altri argomenti connessi e legati al governo Tambroni. Allora, innanzitutto, professor Pisicchio, le volevo chiedere, lei a 60 anni di distanza, come ha visto le rievocazioni di quel governo, anche su come poi quel governo segnò la fine di un uomo politico di tutto rispetto come Tambroni, che poi anche per la delusione accumulata scomparve nel 1963, poi pochi giorni dopo che Moro gli comunicò la sua non candidatura alle elezioni politiche del 1963. Intanto stiamo parlando che giustamente sottolinea questo percorso abbastanza accidentato che è toccato a Tambroni, personalità molto interessante, già a 20 anni era un esponente di spicco del Partito Popolare Italiano e a 24 anni addirittura segretario provinciale del Partito Popolare d'Ancona, cosa che quando la struttura dei partiti ancora esisteva significava qualcosa, soprattutto in quel periodo nel secolo scorso. Ma io prenderei lo spunto da questa sottolineatura che lei ha fatto con riferimento al percorso di questa stella cadente, che peraltro è molto anche non è riuscito a morire anziano, ecco, proprio ha ragione lei, probabilmente quei colpi subiti nel corso dell'esperienza politica sono stati ferali anche dal punto di vista psicologico, il rischio della politica è anche un rischio di salute. Stiamo parlando di un Presidente del Consiglio molto discusso, controverso, ma stiamo parlando soprattutto di un Presidente della Repubblica di grandissimo rilievo che ha segnato proprio il cambio di passo anche nel ruolo del Presidente della Repubblica dall'avvento della Costituzione fino appunto al suo diciamo intervento particolarmente forte, caratterizzato. È un presidente interventista che ha segnato, come dire, una sorta di modellistica qualche volta riproposta negli anni a noi più vicini, ma non certamente in auge ai tempi in cui si è presentata questa sua figura. Quindi anche l'episodio che lei, devo fare i miei complimenti, è riuscito a recuperare quello racconta del come il capo del governo incaricato, quando arriva al cospetto del Presidente della Repubblica con l'elenco dei ministri, può sviluppare una dialettica, diciamo anche un dialogo tra le massime istituzioni che non avrà mai, dovrebbe mai avere una risonanza esterna perché si conclude all'interno di quella stanza che vede i due attori diciamo, portare a termine questo processo. Ecco, in quel momento sì, non solo lei rende conto
attraverso questa scoperta della modalità concreta con cui questo, questo scambio tra capo del governo che arriva con la lista e capo dello Stato che la deve accogliere, deve accettare, deve accogliere quindi i ministri. Sappiamo tutti che il capo dello Stato in più di una circostanza, diciamo nel tempo remoto ma anche nel tempo a noi vicino o vicinissimo, ha avuto da dire e ha avuto da esprimere gesti di come dire, di significativa diciamo posizione di intervento. Però questi gesti sono stati sempre chiusi nell'ambito di una dialettica che non doveva avere nessuna rilevanza costituzionale esterna. Quindi abbiamo parecchi elementi di grande novità che vengono a galla in quel periodo così importante anche per il passaggio tra una stagione, quella del centrismo, alla stagione del, del centro-sinistra, guarda caso con la presenza, segnati con, dalla presenza di un uomo di sinistra, o almeno della sinistra democristiana, la sinistra sociale che vede proprio in Bronchi il punto di riferimento massimo, e Tambroni è un uomo di Bronchi. Si tratta di un governo del presidente, un governo che doveva avere anche una durata a tempo, un governo provvisorio, un governo che vede l'intervento del Presidente della Repubblica in modo netto e decisivo, ma che guarda caso per reggersi aveva avuto bisogno dei voti della destra. Quindi ci sono una serie di elementi importanti che non possono far archiviare questo passaggio come un incidente della storia. È un passaggio fondamentale che racconta molto di come era quel tempo e racconta anche molto del, del ruolo fondamentale svolto da alcuni leader. Ecco, allora noi abbiamo avuto la fortuna di recuperare il foglio di Tambroni che presentò al presidente Gronchi, abbiamo sia due copie, quella del foglietto scritto a penna con le proposte fatte da Tambroni al presidente della Repubblica Gronchi e poi quello battuto a macchina con la lista definitiva dei ministri. Allora ci sono alcune cancellature, diciamo per esempio noi troviamo vicino a ogni ministro che poi è diventato effettivamente ministro per quella carica una spunta, una lettera, una V che significa è andata bene, comunque ha avuto quel ministero. Poi ci sono altri ministri che invece quella spunta a V non ce l'hanno e sono, diciamo, quelli che forse erano in bilico. Allora, noi per esempio, io ho trovato alla voce Ministero delle Finanze una cancellatura che è quella del nome di Mario Martinelli. Ricordiamo che questo era un monocolore della Democrazia Cristiana. Mario Martinelli cancellato e al suo posto è andato Trabucchi, e qui c'è una spunta, cioè non a V come per gli altri ministri, ma un puntino nero. Allora, lei conosce, diciamo, questi uomini, li ha conosciuti perché ha conosciuto la storia della Democrazia Cristiana, che uomini politici erano sia Martinelli che Trabucchi che concorrevano a questo ministero e per il quale poi l'ha spuntata Trabucchi? Guardi, ovviamente non li ho conosciuti direttamente perché nonostante la mia lunga esperienza parlamentare non ho quell'età che mi consenta. Ma io parlavo da storia, cioè da persona che conosce la storia della DC. Naturalmente facevo una battuta a mio vantaggio, ma si tratta di due personalità che sono state inquadrate all'interno di un sistema politico nel quale talvolta esisteva il ministro di carriera, no? Martinelli è uno di questi. Martinelli l'abbiamo ritrovato più avanti in ruoli diversi. Io ricordo addirittura la sua posizione trasposta da una
ministero tecnico, come poteva essere questo, ad un ministero come quello dei trasporti, che evidentemente investe altri ambiti di tecnicismo, dunque sostanzialmente può essere esercitato anche da non esperti. Quindi è il classico uomo l'uomo macchina all'interno delle dinamiche democristiane. Lo stesso Trabucchi, anche se Trabucchi partiva però con una dotazione culturale tutta sua, diciamo di un certo rispetto. Parliamo di una generazione particolarmente versata nel percorso interno della Democrazia Cristiana, nel gioco delle correnti, nella grande storia che ha fatto poi della Democrazia Cristiana un partito capace di durare 46 anni, insomma 46-47 anni, dall'avvento della Repubblica fino alla fine della Prima Repubblica. Quindi stiamo parlando di uomini macchina, capaci di garantire non solo le proprie correnti, ma anche il funzionamento del sistema, non particolarmente spettanti da un punto di vista dell'esercizio di una leadership politica. Non stiamo parlando di Moro e Andreotti, ma particolarmente garanti di un assetto interno. A proposito di Andreotti, se lei mi permette, tornando sempre al ruolo svolto dal Presidente della Repubblica, come lei saprà, nel governo Segni, che è stato... Che precedeva quel governo. Precedeva questo, poi la crisi del governo Segni promosse l'avvento del governo di D'Ambroni. Il capo dello Stato intervenne altrettanto pesantemente, imponendo addirittura due ministri. Uno di questi fu Andreotti, due ministri che andavano a Genio in modo particolare. Uno di questi fu Andreotti e l'altro fu Gonnella. E per Gonnella il capo dello Stato, il presidente Gronchi, volle il ministero per l'attuazione della Costituzione. Lo volle lui, cioè lo disegnò lui, lo creò per questa figura. Peraltro, insomma, Gonnella, noi giornalisti dobbiamo qualcosa a Gonnella, tutti quanti. Quindi si trattava di due personaggi, ecco, questi sì, di altissimo livello, di altissimo profilo politico, capaci di esercitare anche importanti leadership all'interno del partito. Qui per tornare sul profilo del Presidente della Repubblica, Dante Causa, ecco quello che dicevamo poc'anzi. Ecco, allora, noi per esempio, ecco, lei mi ha citato questi due ministri, alla giustizia Gonella e alla difesa Andreotti, che hanno ricoperto questi incarichi nel governo Tambroni, e devo dire che nella pagina, nel foglietto che aveva segnato Tambroni per consegnarlo a Gronchi, questi due nomi sono pulitissimi, c'è la V, non ci sono cancellature a fianco, segno che quei ministri erano già segnati per il monocolore della DC di Tambroni. Certo, erano assolutamente coerenti con la i desiderata del Presidente del Consiglio. Della Repubblica, chiedo scusa. Allora, io passerei a un'altra figura che io trovo più volte in diversi ministeri nel foglietto di Tambroni. Allora, si tratta di Fiorentino Sullo, che poi, come sappiamo, si sarebbe dimesso qualche giorno dopo che il governo ha ottenuto la fiducia con i voti del Movimento Sociale. Allora, il nome di Fiorentino Sullo, che poi uscì dalla Democrazia Cristiana, lo troviamo sia al Ministero della Sanità cancellato,
Poi lo troviamo in una lista di nomi che sono a destra che possono essere i ministri che forse erano diciamo in forze. Poi lo troviamo anche alle poste e poi lo troviamo definitivamente segnato ai trasporti. Segno che insomma per Sullo c'erano stati dei, diciamo, non dico dei problemi, ma c'erano stati parecchi interrogativi su dove collocarlo. Allora, questo diciamo come lo dobbiamo interpretare? Poi chi era Fiorentino Sullo nel 1960 per la Democrazia Cristiana? Ma guardi, il fatto stesso che dopo la fiducia che avvenne alla Camera con soli 3 voti di vantaggio, il governo Tambroni vide l'uscita le dimissioni di Bo, Pastore e Sullo a motivo del fatto che quei 3 voti di vantaggio avevano visto la partecipazione giudicata inaccettabile da questi 3 esponenti del Movimento Sociale Italiano. Ecco che diciamo, quell'episodio racconta le ragioni di perplessità o comunque diciamo, il passaggio un po' itinerante dell'onorevole Fiorentino Sullo nella lista dei ministri. Sullo era all'epoca un giovane parlamentare irpino, particolarmente brillante e anche particolarmente votato nella sua circoscrizione, che era Avellino, eccetera, cioè la seconda circoscrizione in Campania ce n'erano due, c'era Napoli e poi Caserta, Avellino, Benevento, eccetera, eccetera. Quindi un uomo di grande spessore politico, di grande consenso, ma anche particolarmente combattivo. Successivamente, negli anni a noi più vicini, si ricorderà diciamo, una forte dialettica di Sullo nei confronti di De Mita, una dialettica così forte legata anche a fattori di carattere elettorale anche, ma soprattutto di convivenza nel medesimo fazzoletto elettorale. Sa, all'epoca il voto di preferenza realizzava a furor di popolo le leadership all'interno dei territori. Allora, chi prendeva più voti diventava il capo sostanzialmente e quindi questa corsa a prendere più voti diventava una corsa per diventare il leader del partito in quel territorio. Quando un altro giovane leone che si chiamava De Mita si affacciò non ammettendo evidentemente grandi possibilità di confronto con se stesso, ecco che si aprì una dialettica forte con Sullo e Sullo alla fine fu anche costretto ad uscire dalla Democrazia Cristiana, infatti credo che andò a finire, anzi sono sicuro andò a finire il Partito Socialdemocratico per poi ritornarvi dopo un certo tempo con la benedizione di Ciro Crosetti. Ecco, queste cose avvenivano nella Democrazia Cristiana. Comunque Sullo è stato più volte ministro, è stato anche ministro della pubblica istruzione, è stato ministro dei lavori pubblici, molto brillante e credo che in quel momento, nel momento in cui ha scelto di uscire insieme ad altri esponenti della sinistra democristiana, che erano appunto Pastore, siamo nella sinistra sociale, e boh, alla fine abbia dato un significato al carattere, un significato preciso di identificazione del carattere politico della sua, diciamo, attività, del suo percorso. Allora, un'altra serie di cancellature, noi le troviamo al Ministero del Commercio con l'Estero, che
che diciamo, finisce a Mario Martinelli della Democrazia Cristiana. Allora, noi qui troviamo tre cancellature di nomi, quella dell'onorevole Del Bo, dell'onorevole Folchi e dell'onorevole Trabucchi. Insomma, come giudica questa guerra per il commercio con l'estero che poi è stata vinta da Martinelli? Erano tutti, diciamo, tutti esperti di economia, di commercio con l'estero, questi uomini politici? Ma no, Trabucchi era un avvocato, Martinelli credo che anche lui più o meno si muovesse intorno a queste discipline. In realtà lei deve ricordare una cosa, parlavamo del punto di svolta rappresentato dalla Presidenta Gronchi. Gronchi non è stato soltanto un presidente interventista, è stato uno dei pochi, pochissimi presidenti della Repubblica che è arrivato a svolgere quel ruolo da leader, non da figura istituzionale, ma da leader politico. Lui era convintamente legato alla sua esperienza democristiana, di cristiano sociale. Ma il suo interventismo è stato a tutti i livelli, amava particolarmente la politica estera. Lui ha fatto il ministro degli esteri piuttosto che il presidente della Repubblica soltanto. È stato uno dei protagonisti dell'apertura verso il Medio Oriente, è stato anche amico degli interlocutori importanti degli alleati americani. Insomma, è stato un presidente che guardava con attenzione agli esteri. Dunque, il Ministero del Commercio all'estero non poteva non essere considerato un ministero significativo ed importante anche sul piano della politica estera. Allora, dunque, altre vittime di cancellature io le trovo qui nel foglietto di Tambroni consegnato a Gronchi. Innanzitutto vedo che è stato cancellato Zaccagnini alla sanità, questa è una delle, diciamo, è l'unica cancellatura che vedo di Zaccagnini, che poi è stato spostato a un altro ministero che era il ministero, dunque, perché è un giro di nome al ministero del lavoro. Allora Zaccagnini era già quotato come uomo nella Democrazia Cristiana, si può dire che era un uomo di Moro. Diciamo la verità, Zaccagnini in senso stretto diciamo, non può dirsi un moroteo in quel periodo. Zaccagnini diciamo, si colloca in un'area che raccoglie in modo più articolato le istanze della sinistra, quindi della sinistra che va dalla sinistra sociale alla sinistra anche più prossima all'esperienza che sarà negli anni successivi di Marcora, poi di Venite, eccetera. Quindi in sostanza stiamo parlando di un personaggio carico di autorevolezza derivante anche dal fatto di essere stato un partigiano, un uomo che ha avuto una storia importante nella liberazione ed anche una persona rispettata da tutti. Zaccagnini, leader politico, viene inventato più avanti nel tempo, quindi stiamo ancora in una fase in cui parliamo di un notabile, ma non un leader. Non so se riesco a. Sì, ho capito, certo. Non è ancora un leader, però appunto perché non è un leader è uno che non crea conflitti tra gli altri esponenti della democrazia cristiana, quindi può essere utilmente inserito in un governo monocolore, si tratta soltanto di trovare uno spazio. Poi veda, al di là di quello che può essere come dire, l'intenzionale spostamento da un dicastero all'altro con riferimento a
dicevamo poc'anzi allo specifico contenuto del Ministero estero o commercio con l'estero. Accade nella distribuzione degli incarichi di governo che prevalgano anche considerazioni legate alle strutture correntizie, no? Per cui Cencelli è venuto fuori qualche anno dopo, ma una forma di proporzionalità nella distribuzione dei pesi c'è sempre stata nella Democrazia Cristiana, per far sì che proporzionalmente appunto ogni corrente, ogni area avesse la propria rappresentanza e ogni ministero veniva valutato anche per il peso politico che poteva avere. Quindi l'algoritmo, si direbbe oggi, era l'algoritmo necessario a tramutare la rappresentanza delle correnti in valore dei ministeri, no? Quindi più avanti la storia, direbbe Camilleri, la messa per intero l'ha cantata chi ha scritto il manuale Cencelli. Certo, certo. Allora, dunque, un'ultima annotazione che prima delle conclusioni, che riguarda Angelo Raffaele Iervolino, che ottiene il Ministero della Marina Mercantile nel governo Tambroni. Allora, noi vediamo che lui se la vede con un certo Antonio Maxia, che lo scalza dalla candidatura al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, perché c'è la cancellatura di Iervolino in quel ministero. Allora, chi era Angelo Raffaele Iervolino e lei si ricorda di Antonio Maxia? No, devo fare la mia professione, non lo conosco, ho sentito per incidenza parlare con riferimento proprio agli elenchi di membri del governo che venivano di quando in quando chiamati in causa con riferimento al passato. Angelo Raffaele Iervolino è stato capostipite di una famiglia importante di Campana, di politici. Rosario Iervolino era, lo abbiamo conosciuto perché è ancora una politica, seppur non più in attività, ma nota agli italiani e ai contemporanei. Suo padre era un avvocato, aveva peraltro un vasto consenso nell'area cattolico democratica in Campania. Diciamo che il padre di Rosario ha avuto una lunga attività politica, è stato più volte sottosegretario, mi pare addirittura 8 volte ministro, quindi è nel Guinness dei primati dei ministeri dei ministri italiani, no? Quindi a partire dal governo Badoglio, quindi stiamo parlando proprio dell'inizio della fine del fascismo, dell'inizio della nuova stagione democratica. Quindi un importante presenza politica che portava consenso nell'area campana. Allora, in breve, l'ultima considerazione sul foglio che lei ha visto. Allora, rientra nella norma, diciamo, tutte queste cancellature, questi scambi, oppure potevano essere il segno di quello che poi sarebbe accaduto? Considerato che si tratta di un monocolore della DC. Tutte e due le cose. In realtà, perché sono voluto partire dalla considerazione su Gronchi piuttosto che su Tamboni, perché questo è il governo del Presidente, questo è il governo di Gronchi, che quindi ritiene di poter intervenire in modo pieno, intenso, perché deve chiudere
questa impostazione dunque deriva direttamente dal capo dello Stato. Landroni, povero Landroni, ha dovuto, povero Landroni, fare il presidente del Consiglio perché l'ha chiamato il capo dello Stato, che era il suo capo corrente anche, ma ha dovuto accettare l'impostazione del capo dello Stato. E questo sta nella domanda, quella parte della domanda che lui mi fa, è giusto che avvenga questo, non è giusto, può avvenire, perché avviene. Il secondo aspetto riguarda l'attenzione al contesto, vale a dire quello che stava accadendo. Io credo che non ci fosse una piena di quello che stesse per accadere. Donchi è stato un presidente eletto da una maggioranza molto importante, ma questa maggioranza andava dal PC persino alla destra missina monarchica. Cioè, cosa voglio dire? Il fatto che il Tamboni abbia preso qualche voti da Michelini, quindi dal movimento sociale, credo che non rappresentasse per il Presidente della Repubblica in quel momento storico un elemento di preoccupazione così forte, perché evidentemente questa condizione di trasversalità aveva caratterizzato anche una parte fondamentale della sua alla fino a raggiungere il ruolo importante nel nostro assetto costituzionale. Quindi, in fondo ci stanno tutte e due le cose, c'è un contesto che è un contesto problematico, Segni veniva fuori sfibrato, Giovanni Segni non era più in condizione di reggere, c'era una crisi, ricordiamo che peraltro dovevano accadere delle cose in Italia, c'era le Olimpiadi, da fare l'attuazione del bilancio. Sì, ci sarebbero state le Olimpiadi, poi c'era da approvare il bilancio del paese, quindi sostanzialmente questo governo si imponeva, potendo essere un governo monocolore, potendo essere un governo praticamente del presidente, ecco che il presidente della Repubblica esercitò tutto quel che poteva per portarlo a termine come l'aveva immaginato. Poi Tambroni realizzò quell'incidente. Guardi, la cosa particolare è questa: Tambroni si guadagnò i suoi galloni di ministro dell'interno capace facendo praticamente il una sorta di riedizione del prefetto Mori, no? Cioè un uomo totalmente vocato alla legalità, un uomo forte, un uomo capace di realizzare dei risultati. Cadde proprio perché aveva mantenuto un pugno forte, peraltro consentendo che accadessero delle cose particolarmente sgradevoli, sono state anche le morti quando si sono sviluppate nel paese delle manifestazioni contro il congresso del Movimento Sociale a Genova. Quindi è una parabola anche triste, umanamente triste. Lei ha fatto bene a ricordare che poi alla fine forse questa tristezza, questo senso di sconfitta abbia anche concorso a determinare la veloce obsolescenza e anche non solo l'uscita di scena politica ma anche l'uscita di scena umana del povero Tambroni, povero nel momento in cui appunto subì una situazione anche fisica che comportò la morte.
Certo. Bene, allora speriamo di essere stati esaustivi. Naturalmente, di questo foglietto voi ne avrete visione nel video di questa intervista che sarà pubblicata sul sito di Radio Radicale, dove pubblicheremo, il foglio anche col discorso che fece la sera del 25 marzo del 1960, il presidente del Consiglio incaricato che stava sciogliendo la riserva, Fernando Tambroni. Metteremo anche il foglio, diciamo, dattilo scritto di quella sera, che rappresentava la conclusione di quella difficile trattativa per la formazione del governo, che durò circa 4 giorni e fu, immagino, molto impegnativa, anche se si trattava di un monocolore della Democrazia Cristiana. Io, per tutto l'aiuto che mi ha dato, naturalmente ringrazio Pino Pisicchio, docente di diritto costituzionale italiano e comparato, e parlamentare, che è stato parlamentare sia della DC che poi è stato parlamentare poi anche nella Seconda Repubblica per molte legislature. Grazie. Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori.